Donazione organi sì alla registrazione della volontà da parte di 24 comuni valdostani, il dato emerso dall'Assemblea annuale Aido. Premiato bar senza slot ad Aosta per la sua rinuncia alle macchinette da gioco, locale affollato per parlare di ludopatia. Numeri record per Bici in Città, quasi 2000 persone in sella stamattina per chiedere una città più pulita e quest'anno anche verità per Giulio Regeni. Per il rilancio del Cardo Massimo antiquariato in Rue Martinet, il successo di visitatori ieri all'iniziativa dei commercianti della via e di Piazza Roncas. Buongiorno e benvenuti all'informazione regionale della Valle d'Aosta. In apertura ci occupiamo dell'AIDO, l'Associazione Italiana per le Donazioni di Organi, Tessuti e Cellule, riunita in assemblea per rinnovare il gruppo direttivo. Con l'occasione si è parlato del progetto, una scelta in comune, cui hanno aderito ben 24 comuni valdostani, ma anche del calo di organi e di donazioni e di trapianti nel 2015. Sentiamo tutti i dettagli da Elena Baiocco. Registrare la volontà di donare gli organi. A dirsi favorevoli in occasione del rilascio del rinnovo della carta d'identità sono 24 municipi valdostani su 74, tra essi anche il capoluogo regionale. Il progetto si chiama Una scelta in comune. Il dato emerge nel corso dell'assemblea annuale dell'AIDO per il rinnovo dei suoi organi statutari. Una giornata elettorale che si è svolta in contemporanea ad Aosta e Morget. Per l'associazione è arrivato anche il momento di affrontare il cambio del timone. Il nome del nuovo presidente però si conoscerà tra un paio di settimane. Intanto l'uscente Claudio Latino coglie l'occasione per fare un bilancio dei suoi 15 anni di mandato e porre l'accento su alcuni dati relativi ai donatori di Piemonte e Valle d'Aosta. Nel campo interregionale, rispetto all'anno scorso c'è stato un calo dei trapianti dovuto a dei fattori contingenti nella regione Piemonte, da un lato dei tagli economici, dall'altro un ricambio istituzionale con tre assessori che si sono alternati nell'ambito di una legislatura, 17% di calo rispetto a una media nazionale dove vede invece un aumento di circa il 7%. Latino aggiunge però che i primi numeri del 2016 sono incoraggianti. Ad oggi, ricorda, l'AIDO regionale vanta oltre 7.000 iscritti. L'obiettivo, ribadisce, è quello di lavorare sul territorio per dare un segnale di speranza a quei 9.200 italiani in attesa di un trapianto. Cronaca ora, ancora controlli della polizia condotti insieme alla divisione anticrimine di Torino. Nella settimana appena trascorsa sono 163 le persone identificate, di cui una ventina con precedenti. Le verifiche su 48 veicoli hanno portato a 3 sanzioni, controlli anche in 6 esercizi pubblici dove non sono state riscontrate irregolarità. E ieri anche la Guardia di Finanza ha effettuato controlli in Bassa Valle tra i giovani con una decina di pattuglie in occasione di Tavagnasco Rock. Simbolo della battaglia contro i tumori femminili, l'Azalea della Ricerca torna questa domenica in 36.000 piazze italiane con ben 20.000 volontari a distribuire le piante per tutto il giorno in cambio di una donazione minima di 15 euro a sostegno della ricerca dell'AIRC, Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. In valle, fino al loro esaurimento, le piante saranno nelle piazze centrali di Antagnò, Aias, Aosta e Morget e ancora vicino al castello di Fenis e in via Saint-Barthélemy a Nus. L'AIRC ricorda che ogni anno in Italia sono oltre 63.000 le donne colpite da tumore a organi riproduttivi e seno, più frequente quest'ultima patologia, con circa 48.000 nuovi casi annui, in aumento nella fascia di età compresa fra i 30 e i 40 anni. Maggiori tuttavia anche i risultati nella cura del cancro al seno, dove si registra una sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi compresa fra il 78 e l'87% dei casi. Ancora solidarietà tra Aosta, Polena e Saint-Christophe, secondo e ultimo giorno di raccolta viveri per le missioni dell'America Latina gestite dall'associazione Operazione Mato Grosso, obiettivo riempire un container con 13.500 kg di alimenti non deperibili da spedire oltreoceano ai più bisognosi. 6 i supermercati che hanno aderito all'iniziativa, Gross Cidac, 4 punti vendita Carrefour e Conad. Si accettano anche offerte in denaro per i costi della spedizione del container. Nel caso di eccedenze il cibo andrà al Banco Alimentare Valdostano, mentre il denaro sosterrà progetti dell'Associazione Mato Grosso. Premiare i locali che hanno rifiutato le slot machine e porre l'accento sul problema della ludopatia. Anche Aosta ha aderito all'evento nazionale Slot Mob presso un bar di Piazza Chanoux. Vediamo di cosa si tratta.
se anche può portare qualche guadagno in più, ritengo che ognuno di noi debba fare la propria parte, rinunciare magari a qualcosa per il bene della collettività. Gianpiero Fiorito ha detto no alle slot machine nel suo bar Il Quotidiano di Piazza Chanù. Per questa scelta, l'evento Slot Mob, organizzato ad Aosta nel suo locale, in contemporanea con oltre 60 città italiane, lo ha premiato. L'iniziativa promossa dall'omonimo movimento, nato nel 2013 dall'incontro fra personalità del mondo accademico e civile, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su temi delicati come il gioco d'azzardo e la ludopatia. Margherita Lomonaco, una degli organizzatori. Alle istituzioni richiediamo un maggior interesse nei confronti dell'azzardo e della ludopatia e anche di impegnarsi a promuovere leggi, insomma fare qualcosa per arginare questo fenomeno dilagante del gioco dell'azzardo. Gli aderenti all'iniziativa si sono così riuniti per affrontare, tra una consumazione e l'altra, la piaga delle dipendenze. A fornire una preziosa testimonianza su come uscire dal tunnel dell'azzardopatia è stato Bruno Trentin, che dopo 13 anni buttati al vento per le scommesse, ha detto stop e fondato l'associazione di sostegno Mi Ripiglio. È circa un anno e mezzo di comunità e di cure in comunità e poi al di fuori della comunità, sempre seguito dalle comunità. E la decisione di smettere è arrivata quando è arrivata la consapevolezza di una patologia e di una grande disperazione sia economica che sociale che familiare. Ad intervenire anche due educatrici del Servizio regionale per le dipendenze. Sono già 25 le persone da noi prese in carico nei primi 3 mesi di quest'anno, hanno detto lanciando l'allarme. Nel 2015 sono state in totale 47. Quasi 2000 partecipanti questa mattina alla 31esima edizione di Bici in Città ad Aosta. Traffico bloccato per quasi un'ora con gli automobilisti che hanno atteso pazientemente il passaggio dei ciclisti. Per noi c'era Alberto Ambrogi. Numeri da record per l'edizione numero 31 di Bici in Città. 1000 gli iscritti ufficiali alla manifestazione organizzata dalla WISP, ma i ciclisti che hanno attraversato le vie d'Aosta, con partenza e arrivo in Piazza Chanù, sono stati molti di più, quasi 2000. Alla pedalata ludico-sportiva è mancato solamente il sole, per il resto le due ruote per una mattinata hanno preso possesso della città, con gli automobilisti che hanno atteso pazientemente e civilmente il passaggio dei ciclisti, che per una volta hanno potuto pedalare in totale sicurezza. Io giro spesso in bici e quando porto i bambini è pericoloso. Le macchine non fanno attenzione, però c'è una bella pista ciclabile fuori dalla città e andiamo lì. Il tema di questa edizione era la richiesta di aria più pulita e città più vivibili e ha visto la WISP al fianco di Amnesty International con un fiocco giallo consegnato a ogni partecipante per la campagna Verità per Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso al Cairo. Alla pedalata, che si svolge in contemporanea in oltre 100 città italiane, hanno preso parte tantissime famiglie, ma anche i richiedenti asilo della cooperativa La Sorgente, che hanno partecipato come volontari all'allestimento e in cambio hanno potuto partecipare gratuitamente all'evento. Nous sommes maliens, on vous remercie toute la population italienne. Là ici tellement on est heureux, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, vraiment on vous remercie beaucoup. Spazio anche diversamente abili con le handbike e un tandem che ha permesso a un simpaticissimo ragazzo non vedente di partecipare alla pedalata. Fiducia totale nel pilota. Ciecamente. E sempre ad Aosta ieri è stata grande la partecipazione all'esposizione di antiquariato in Rue Martinet organizzata autonomamente dai commercianti della via e di Piazza Roncas con il patrocinio del comune. Numerosi espositori, visitatori e turisti hanno animato l'ennesima iniziativa di rilancio di questa parte del centro storico che corre lungo il cardo massimo della città. In particolare i commercianti chiedono che l'ingresso nord del centro sia più valorizzato sia da manifestazioni che vedono dirottate in altre zone centrali, sia da una segnaletica all'incrocio con Saint-Martin-de-Corléans, da loro giudicata insufficiente a promuovere i vicini Museo Archeologico Regionale e Chiesa di Santo Stefano, nonché Criptoportico e Cattedrale. L'evento, precedentemente annunciato anche in Piazza Roncas, alla fine l'ha vista esclusa per via dell'imminente apertura del cantiere di riqualificazione. In occasione della festa della mamma, oggi il Forte di Bar a tutte le mamme che si recheranno appunto in compagnia dei propri figli offre un biglietto omaggio al Museo delle Alpi e alla mostra fotografica Wildlife Photographer of the Year. C'è ancora tempo per darvi un'informazione di servizio perché dalle 22 di domani lunedì
Alle 6 di martedì mattina la circolazione sarà interrotta al traforo del Monte Bianco per lavori di manutenzione. In chiusura ancora vi ricordo che la TGR Valle d'Aosta è su Twitter con l'account TGR, @TGRVDA che vedete in sovrimpressione. Il telegiornale termina qui e a tutte le donne che hanno la fortuna di vivere appunto la dimensione di mamma un profondo augurio e un buon proseguimento di giornata.